e dovrà legarsi a qualche facciosità, alle appartenenze, a chi ha proposto prima o immediatamente dopo l'iniziativa? Assolutamente no. È un'iniziativa che è stata sempre partecipata e sostenuta da tutti. Nei prossimi giorni coinvolgeremo tutti i sindaci, tutti i cittadini del Sannio, tutti i partiti, a fare una raccolta di firme per chiedere al governatore De Luca l'attuazione del decreto 41-19 per rendere funzionale il sistema sanitario femminista, cioè rafforzando il presidio ospedaliero di Sant'Agata dei Cori con le finalità contenute all'interno di quel decreto 41-19, che sarà l'unica soluzione che determinerà il depotenzialamento dell'ospedale Esempio di Benevento. Quindi è l'unica soluzione che c'è. Per quale motivo De Luca non ha attuato un impegno che aveva sancito nel 2019? Potremmo andare a ritroso, perché c'era un impegno anche nel novembre 2017 individuando il nosocomio Cautino quale polo oncologico. Per quale motivo sulla sanità sannita lui gioca? Per quale motivo gli alleati non hanno mai preso una posizione vera? Hanno preso posizioni tattiche all'indomani di altre situazioni. Per quale motivo i due consigli regionali, Abbate e Mustaruolo, continuano a votare gli atti consiliari? Per quale ragione? Per quale ragione gli esponenti del PD in giunta, altri partiti alleati, approvano e votano gli atti in giunta regionale? Per quale motivo? Quindi chiediamo, così come ha proposto l'onorevole Martuscello, che i consiglieri Abbate e Mustaruolo non debbano votare atti di De Luca in consiglio regionale fino a quando non si darà attuazione al decreto 91-2019.